Buongiorno signora. Come mai? Sono venuto a portarvi delle carte da copiare. Da pagare il lavoro, ma mi siete incomodati di persona, passavo io al vostro studio. Oh, ma nessun fastidio. Dovevo recarmi da queste parti. Io vi devo 15.000 lire, vero? Esattamente. Ecco qua. Ve ne darò 20.000. Il lavoro è stato eseguito con coscienza e scrupolosità. Siete contenti? Ma vi pare, contentissimo. Eliminate la vostra signora. No, guarda che lascia la signora. L'avvocato la portavi dopo. Scendi, va a comprare qualcosa da mangiare. Capito, devi qualche ruolo. Ma con cosa, dire tu. Vabbè, permettete. Prego. L'avevo fatto per un bambolino. Avvocato. Qua siamo un po' comuni. Ma state bene qua. No, non stiamo bene. Per questo non riusciamo manco a fare qualche riparazione. La casa è un po' umida in verità. Sono due stanze. Questa è un'altra. Dobbiamo tenere le finestre aperte perché sennò si gonfiano gli occhi e si gonfiano pure i mobili. Questa era una fabbrichetta di ghiaccio che io non tenisco. Poi dopo l'incendio me la prendi. È mai possibile che si incendi una fabbrica di ghiaccio? No, una cosa. Sotto ci sta un tale che è costruito a pochi d'artificio. All'improvviso scoppia tutto. E tanto del calore, si sciolse tutto il ghiaccio. E tanto dell'acqua, si spenta di fuoco. Fa bene tutto automaticamente. Il chiaramento lo dice, e si sparo. E dopo la ristrutturazione, l'hanno presa io e pago 6.000 lire al mese. Ah, e il mobilio pure è vostro? Il mobilio è nostro. Tutto roba della dote di mia moglie. Sì, vai. Avvocato, scusate un momento. Ah, ci saranno un capo. Permettetemi. Ma ditemi, ma di che si tratta? Ecco qua che ho trovato che ha visto un bello. Lo volete un figlio? Ma voi siete pazzi! Noi stiamo combinando in questa maniera. Avvocato, se volete, io a quello io. Me lo regalo. Mondo pigliavaci. Ma questo figlio non resterà in casa vostra. Mi vuole solo poter dire, Don Giovanni Coppola è mio padre e poi non pretenderà più niente. Ma non capisco, come si intende? Questo giovanotto che io conosco vorrebbe sposare una signorina ricchissima. La figlia del marchese Franco, certamente l'avrete sentita nominare. Ah, veramente? No. Che meraviglia! È un nome notissimo dell'aristocrazia napoletana. Avvocato, ma noi frequentiamo altri ambienti. Appunto per questa differenza di grado sociale che nasce in ciampo per il matrimonio. Questo giovanotto che io conosco non deve nominare. Amore? No, la mamma è il padre non l'ha mai conosciuto, è figlio naturale, il marchese giustamente si è opposto. Tutte le panze, tutti gli amici non gli aprirebbero più le porte dei loro salotti. Ma visto che la figlia non si rassegnava alla denuncia perché è innamorata pazza, io stesso mi ha salutato. Mandò a chiamare me che sono il suo avvocato e mi incaricò di trovare un tizio che legittimasse il suo giovane. Quando voi gli avrete dato il nome, lui vi darà 100.000 lire. Avvocato, ma che dite? Questo da 100.000 lire a me. No, me le darò io, perché sono incaricato io di prestarle. 30.000 lire adesso si accettate, 70.000 lire dopo. Beh, che ne dite? Avvocato, e che ne devo dire? Ma ci può stare qualche impedimento? Posso correre qualche rischio? No, ma io vi consiglio di accettare senz'altro. Non avrete nessuna noia, ma nessuno avrebbe interesse a darmi. Quando voi gli avrete dato il nome, chi le so sposa che? Voi gli avete cennuta lì e sarete pure il suocero della figlia del marchese Bravo. È sempre buono, una comodità. D'altra parte una notizia importante fa sempre bene. E poi si può avere qualche abito di me.
qualche maglia di lana, facciamo 100.000 lire più maglia di lana? Allora ce l'ha, è accetto. Benissimo, cavolo Giovanni, arrivederci. E arrivederci. È 30.000 lire. E voi avete detto che se io accettavo, voi mi davate 30.000 lire subito. E mi è parso di averlo capito. Avete ragione. Quello che ha fatto più freddo. Ecco qua. Vi devo firmare qualche impegno. Voi dovete avere ancora 70.000 lire dopo. È quello l'impegno. Giustamente dite voi, i portamani di finita 70.000 lire. Mi pensi che è impossibile. Sì. Comunque, una piccola ricevuta me la dovete firmare. Capirete. Questo è il mio. Io devo dare comunque. Ah, ci mancherebbe. E quando è che dobbiamo andare al Genio Civile? Ma che Genio Civile? Ma non andrà a strada. Dovete riconoscere un figlio. Dobbiamo andare dalla notaria. Domani mattina presto, mi raccomando, lo trovate. Domani mattina presto venite a me in studio. Troverete anche questo giovanotto, ve lo vedete, e tutti e tre andiamo da trovare. Allora, vi sto a consigliere qui. Ma scusate, ma quanta volta parla? Allora, benissimo. Arrivederci a domani. E grazie sempre per il pensiero che avete per me. E tanti rispetti alla vostra signora. Mi servirò.